Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Comunque il vostro Flavio Gamer che vi parla, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video è un altro prima di shoppare, essendo che stanno andando molto molto bene. Questa volta però del brigandiere Brando, una delle skin del degli standardi. Io ho scelto questa più che altro perché era uno dei pochi modelli di skin che non avevo. Onestamente forse il mio preferito è quello col codino, ma ne avevo davvero troppe così, e allora ho deciso di cambiare. Mi sono preso lei. È molto molto carina. È un mini, è un prima di shoppare molto molto veloce. Comunque sono contento che ultimamente siate più attivi, commentate. Grazie. Vi ricordo che sto organizzando una sfilata, quindi se volete partecipare scrivete il vostro nick su nei commenti, che ci sono ancora 14 posti liberi. E chi scriverà il nick, io gli manderò la richiesta d'amicizia, poi mi dirà se gli è arrivata e potrà partecipare alla sfilata. Se andrà molto bene il video dove farò la sfilata, farò un altro video dove sarà una sfilata, sì, ma regalerò anche qualcosina magari a scelta del vincitore. E quindi in questo nuovissimo video, un prima di shoppare velocissimo sulla skin degli standardo, essendo che è una skin da 800. Non è backpack, cose piccole comunque. Partiamo dal presupposto che è una skin universale, una delle più universali che ci sia, forse la tipologia più universale, addirittura più dei calciatori. Che tipo, mettiamo che il mio colore preferito è il giallo, me la faccio gialla. Mettiamo che il mio colore preferito è il rosso, me la faccio rossa, e così via. Mettiamo che ho questo zaino bellissimo, ma che non so cosa abbinarlo. Metti il colore. Però perché prima erano molti meno, arrivavano fino a solo le prime due righe erano. Mo gli hanno messo, mo a ottobre circa, gli hanno messo molti nuovi più stili, molte nuove più cose. E questo vale anche, io la uso nero perché nero barra grigio la uso di solito. Secondo me sono quelli più carini. Forse più grigio, sapete? E poi ci sono pure tutte le iconcine, ve la potete personalizzare come volete, tipo dell'ama, dell'oppio pompa, e così via. Quindi io queste skin costano davvero poco e sono molto molto personalizzabili, quindi io ve le consiglio dal nascere. C'è pure dietro lo stemmino sul cappellino. Mettiamo per farvi un esempio quello di Travis Scott, dai, essendo che ultimamente c'è stato l'evento. Ora andrò in partita e vi farò vedere com'è. Ci sarà il loghino di Travis Scott per tutto il tempo. Una skin molto comunque basic. Ed è ancora più universale. Sapete perché? Perché ti puoi scegliere pure il modello di skin. Cioè, non è che una volta che l'hai comprata hai tutte le skin default. No, te la scegli prima di comprarla. Scegli, a me piace quella di Ramirez e mi prendo quella di Ramirez. L'hanno fatta? Non lo so, sapete? A me piace quello del tizio di colore o di quello che assomiglia a Cristiano Ronaldo e mi prendo quelle. Cioè, pure se secondo me, se vi posso dare un consiglio, quelle più belle ma femminili secondo me sono questa e quella col codino. Cioè, le più belle maschili invece secondo me sono quello che assomiglia un po' a Cristiano Ronaldo e quello che assomiglia un fottio a PewDiePie. Io infatti me lo volevo comprare. Però non mi trovo molto bene con le skin da maschi. Da maschili. Che sono un po' troppo grandi. Non lo so, mi trovo molto meglio con quelle femminili. Comunque, ecco, siamo arrivati. Peccato che ho lasciato la mimetica, però non dovrebbe influire troppo. È una skin molto molto clean. Quindi per quelli un po' tryhardoni, diciamo, quelli che giocano molto arena competitive, ve la straconsiglio. È stato molto richiesti i prima di shoppare, di questo ne sono ben felice. Questo video non so quando lo vedrete, penso intorno a lunedì, e lo sto registrando sabato 2 maggio, se non sbaglio. Sì, oggi è il 2 maggio. Ma voi probabilmente lo vedrete lunedì, essendo che non voglio riempirvi di prima di shoppare così, perché sennò finisco su tutte le skin subito, nonostante io mi diverto un po' più a fare questi video. E poi non mi posso portare più altri episodi, quindi ve lo dico ufficialmente, usciranno, dovrebbero uscire 2 episodi a settimana. Poi se le mie disponibilità, devo fare qualcosa, non posso farlo, mi dispiace, magari recupero dopo, però dovrebbe uscire all'incirca 2 episodi a settimana. Infatti questa settimana è uscita quello di sogno e di testa di pomodoro. Se siete indecisi se comprare o no queste skin,
Vi consiglio di andarlo a vedere. Sto guardando giusto se pompa sugli aerei, che sono le cose importanti, perché non vi voglio fare sorbire. Se era su una wrap ve lo facevo tutte le cose, ma tanto. Ok. Molto clean. Ora posiamo tutto, andiamo a vederla in build, poi facciamo un attimo, andiamo nella zona ballo, vediamo come un attimo quando balla e nulla. Tanto sto imparando a fare i 90. Scarso come sono, è già un miracolo che so fare scalamuro, scalamuro. Comunque vedete, molto clean, immaginatelo del colore che volete. Un'altra cosa bella è che la potete abbinare a qualsiasi cosa praticamente, perché c'è di ogni tonalità. Ora, se avete quella roba che vi piace un sacco, tipo questa skin, non so se prendermela perché è bellissima, ma costa tanto il backpack, non so cosa abbinarlo. Mettete questa, se è unicolore. Tipo, per farvi capire, quello del Carlino è praticamente unicolore, cioè dettagli bianchi e marroncini, ma essenzialmente già sì, giallo è argentato, quindi non avete problemi. Comunque questo sto a dire, Madonna, ma no, ho levato sta cosa che si impedisce. Sto un attimo facendo qualche build. Comunque è molto clean, molto clean. Ora guardiamo i migliori abbinamenti. Lei non ha un backpack, essendo che è una skin da 800. E mi risulta molto comodo con le skin da 800 fare prima di sciupare, essendo che sono molto molto piccoli. Comunque non è detto che questa settimana vedrete solo due prima di sciupare. Cioè quello di testi di pomodoro e cosa. Quando uscirà sto video probabilmente già lo saprete, se... perché potrebbe uscire anche il prima di sciupare. Se esce domani di un'altra skin, cioè dove la shop in diretta, una skin che mi piace molto, la shop in diretta e poi vi faccio prima di shoppare proprio così da zero. Ora metto questo qui grigio, perché secondo me il colore è più universale, cioè più neutro, perché a farla con tutti i colori si fa domani, però pensate ogni zenith tipo la papera, pensate con lo stemma della papera è gialla, quanto può essere figa. Ok, andiamo avanti. Non li commento neanche, questo è molto carino tra l'altro. Mi fermo solo se c'è proprio tipo così, la roba molto figa. È molto da roba tattica, da roba da tryhard. Io questa skin, un po' la mia tryhard skin questa. La skin che uso quando devo fare arena, queste cose qui. Oppure le zone wars con i miei amici. Sono che io sono molto uno che compra tante skin funny, però mettete in pausa il video se c'è un abbinamento che vi interessa. Comunque sono uno che compra molte skin funny, però alla fine se devo avere anche qualcuna per se voglio giocare un po' serio, quindi capita, no? Ok. Comunque io partite dal principio che ve la consiglio. Penso di portare un prima di shoppare prima o poi di tutte le mie skin da 800. Tipo questo doveva essere un altro video, ma essendo che io questa serie, come ho detto nel primo episodio, mi sono ispirato a degli altri youtuber. Non è che ho copiato, mi sono ispirato, cioè non voglio fare quello che copia, essendo che magari questo prima di shoppare doveva essere su Manzo Boss, ma l'avevano già fatto loro. Quindi se uno deve dire, non so se shopparmi Manzo Boss, lo guardo da un canale con 25.000 iscritti, i Double Blue Gamer, che è comunque un ottimo canale, vi consiglio di andarlo a vedere. Fanno video molto carini. Oppure lo guardo uno con 44 iscritti. No, ovviamente vai da quello con 25.000 iscritti. E quindi cerco di differenziarmi perché magari loro non hanno fatto... Che ne so, su testa di pomodoro non ci hanno fatto il primo sciopare, una è decisa, allora vengo in soccorso io. Lo faccio anche per voi. Pure perché io a fare sti video mi diverto davvero tanto, cioè è la mia serie preferita anche da parte mia. Vedremo degli youtuber che seguo molto e la replico io la serie. Quindi molto molto carina. Grazie.
Sono stato un po' zitto perché non voglio dar fastidio, non voglio fare sì, no, o sì, ve lo godete poco. Comunque ci stava molto bene con i proiettili dorati, i dettagli. Sto cercando di farvelo vedere per bene, un po' tutto. Così capite com'è la skin. Pure perché non ha un backpack, non ha niente, quindi è un prima di shoppare molto veloce. Molto per farvela vedere com'è in game, com'è così. E quindi non c'è tanto da commentare. Magari con una skin più grossa da 1500-2000 la commento molto. Però con queste qui da 800 le faccio vedere leggermente, essendo che non c'è questa grande indecisione tra comprarlo o no. Cioè, io se una skin da 800 vi piace molto, vi consiglio sempre di comprarla. Se avete salve il mondo e ci farmate tanti V-Buck. V-Buck, che V-Buck. Mi è venuto a pronunciarlo come fanno i 50 anni. Comunque questo abbinamento è uno di quelli che uso sempre. Così, aspetta, ve lo faccio vedere. Col nero, secondo me è uno dei più belli. Wow. Continuiamo. Aline nere. Tanto nero, vabbè, un po' amen. Tanto la maggior parte della roba ve l'ho fatta vedere. Quello bello. Poi perché col nero ci sta più roba. E nulla, raga. Questo era il prima di shoppare su il brigandiere Brando. Durato molto poco questo video. Era un video così fast. Ah, comunque, oggi nello shop c'è una certa skin. Ieri c'era Jolly, oggi c'è Major Lazer. Ora, sono gusti miei, ma questa skin mi fa proprio schifo. Ma schifo in una maniera che a voi non avete idea. L'unica cosa che mi piace è il ballo. Questo è fighissimo. Ha proprio figo figo. Però non lo prendo perché mi sto tenendo i V-Buck da parte, quindi non mi sembra lecito, diciamo. Comunque, essendo che hanno fatto il concerto di Major Lazer stanotte alle 3, l'hanno fatto, sì. Quindi, se torna Marshmello, aspettatevi, vi do un piccolo spoiler, un prima di sciupare su Marshmello, e sciupperò in diretta il balletto Mushwalk, il deltaplano Mello Rider e forse Doppi Mello, come si... no, It's 2. Tier 2, una cosa del genere, si chiama il doppio piccone. E non lo so se è il doppio piccone prendermelo perché non mi piace tantissimo. Mi piace molto più l'originale, ma non ce l'ho, quindi vedrò, vedrò. Comunque, questo era il primo di shoppare del brigandiere Brando. Mi raccomando, raga, lasciate tanti like. Siete attivi se volete partecipare alla sfilata, ripeto, scrivetelo nei commenti che è aperta a tutti. Già un ragazzo è centrato. Quindi magari ci facciamo anche un altro video dove vi farò vedere com'è la mappa. E nulla, per il momento dal vostro Flow Gamer.